c'era un sacco di gente che piangeva, cioè 6.7 è pesante, 6.7 è veramente pesante. Più o meno 1:30 è cominciata la scossa, se non ho capito male è durata un paio di minuti, è stata lunghissima. Sono ovviamente tutti usciti dalle case e dagli alberghi, la gente si è messa sugli sdrai dove poteva, piuttosto che stare dentro in casa a dormire. Abbiamo una via principale per la vita notturna che si chiama Bar Street, in cui interno c'è un palazzo molto vecchio, questo palazzo molto vecchio gli è venuto giù il tetto. Siccome erano alla Bar Street ed è l'orario di punta, l'1:30 è l'orario di punta, quindi sono tutti là, i giovani che fanno festa, e quindi questo locale era pieno dentro, quindi venendo giù il tetto di questo locale sono stati la maggior parte dei feriti e i due morti. Stamattina alle 6, passando in bicicletta lungo il litorale, che c'era pieno di gente sugli sdrai, c'era un sacco di gente che piangeva, cioè 6.7 è pesante, 6.7 è veramente pesante. Ma la gente ovviamente si spaventa di brutto. Questo gruppo di 3-4.000 persone che viene giù un palazzo, cominciano a urlare, c'è il terremoto, questi se la portano via come esperienza per sempre. Questa notte verso 1:30 circa ha iniziato a muoversi tutto all'interno della stanza, abbiamo sentito i boati, dopodiché un po' di urla scomposte. Siamo ovviamente usciti dalle stanze dove abbiamo trovato tutti gli altri ospiti della struttura. Ovviamente era andata via la luce, quindi c'è stato un tripudio di torce di cellulare accesi. Pian piano hanno iniziato ad arrivare bottiglie d'acqua, asciugamani da usare come coperte, delle sedie per consentire di accamparci un po' più comodamente. Sono stati momenti di paura, ci sono state urla, ma non c'è stato panico, diciamo.